Come si può osservare, la Chiesa non ha la grandezza e la sontuosità di altre chiese nate in ambienti più ricchi e più conosciuti a livello storico, ma per Antona Piana è comunque ciò che c'è di più prezioso. Conviene subito sottolineare che la Chiesa, così come la si vede, è stata costruita adattandola alle norme del Concilio di Trento, che per arginare la riforma luterana ha tra le altre cose dettato delle regole ben precise, relative alla struttura della Chiesa, alle decorazioni pittoriche, ai libri sacri. Il presbiterio è elevato di alcuni gradini sul piano della chiesa ed è limitato da una balaustra. Ecco alcuni elementi della chiesa di San Lorenzo, tipici del Concilio di Trento. Il confessionale è un arredo che noi oggi diamo per scontato, ma compare dopo il Settecento. Nella chiesa in passato ce n'erano tre, ora ne è rimasto solo uno che si trova nel battistero. Sulla navata sinistra si trova la cappella della Madonna del Carmine, con il suo altare e l'ancona lignea del guaglio, che fa da cornice al quadro opposto. Il basamento presenta formelle ed intagli. Al centro la testa di un angelo con ali dorate, spicca tra altre partiture sempre dorate, su sfondo scuro. Le formelle simboleggiano la Beata Vergine Annunziata da un lato e dall'altro la Purtroppo la formella della Vergine è stata rubata. Risaltano anche due gruppi di angeli telamoni, posti ai lati di sostegno al frontone. Il frontone si presenta molto decorato nella trabeazione e, come in altre cappelle, è spezzato. Al centro, nella cartella tabernacolare, aleggia la colomba, simbolo dello Spirito Santo. Ai lati due figure semisdraiate, i santi Gioacchino ed Anna rappresentano i genitori della Madonna. Guardando l'altare a sinistra si vede la statua di San Giulio, a destra la statua di Santa Caterina da Siena. Nel vano del basamento è attualmente conservata la statua del Cristo morto, sempre opera del Guaglio. Il quadro nell'ancona è stato donato alla chiesa dagli uomini di Antrona, che lasciavano il paese per recarsi ad Asti a lavorare come calzolai. Lo ricorda la scritta posta ai piedi del quadro: la compagnia di Asti, devota alla Beata Vergine del Carmine, ha fatto fare per sua devozione. Nella parte superiore è raffigurata la Madonna con in braccio Gesù Bambino. Ai piedi della Madonna è osservabile la mezzaluna crescente. La Madonna è coronata da due angeli, in uno spazio luminoso contornato da nubi. In basso sono posti San Lorenzo e Sant'Antonio da Padova, a destra di chi guarda, e a sinistra San Giuseppe e San Rocco. Da notare anche la balaustra in legno tornito di Giulio Guaglio e il pagliotto in tela rimovibile finemente decorato. Il fonte battesimale è collocato nella cappella, in fondo alla navata sinistra. È stato anch'esso recuperato dall'antica chiesa, dopo la frana del 1642. Il vaso di pietra, dove è contenuta l'acqua santa per il battesimo, è coperto da un ciborio ligneo di noce ed è opera del maestro Antonio Porta di Ornavasso. Risale al 1642.
ha la base ottagonale e forma tempietto, che come il ciborio del guaglio si rastrema per formare una piramide. È diviso in tre ordini. Sulla cima è posto San Giovanni Battista, il primo battezzatore. Molto importante per il significato è il primo ordine dove si apre lo sportello sul vaso battesimale. In esso è raffigurata la scena del battesimo di Gesù. Sulle facciate laterali spiccano San Lorenzo e San Rocco e 8 vescovi mitrati. Posti sugli spigoli fanno da sostegno al primo ordine e affermano la dottrina della Chiesa di Roma contro quella luterana. Le suppellettili sacre sono numerose nella chiesa di San Lorenzo e vogliono ancora una volta dimostrare la religiosità di questo popolo, che viveva grazie ad un'economia agro-silvo-pastorale. Interessante è la Madonna del Rosario, con il bambino in braccio e la corona sul capo di entrambi. La Madonna è posta in un portorio ligneo e poggia i piedi sul capo di 2 angioletti. Ai lati, 4 angeli o putti sostengono altri 2 angeli alati, che a loro volta sostengono una preziosa corona. Tale opera è del Guaglio e fu fatta nei primi decenni del 700. La statua viene portata in processione per la festa della Madonna del Rosario. La statua del Cristo morto, posto sotto l'altare della Madonna del Carmine, viene portata in processione nel Venerdì Santo ed è sempre opera del Guaglio, così come i 4 reliquiari, busti maschili e femminili, un tempo posti nei 2 piccoli armadi a muro del presbiterio. Tali busti rappresentano San Prospero, Santa Liberata, San Clemente, Santa Candida. Degni di nota sono ancora alcuni crocifissi processionali, numerosi vasi sacri, coppie di angeli torciferi, alcuni del Guaglio, ovviamente in legno scolpito e dorato. Fanno parte delle suppellettili anche alcune paci, date da baciare i fedeli. Una è molto antica e vede la Santissima Trinità rappresentata nella sua forma arcaica, del Tres Vidit et Unum Adoravit. Significa che il Figlio, il Padre e lo Spirito Santo vengono rappresentate con 3 figure uguali, 3 vidit, ma essendo la stessa persona se ne adora una sola. Questo modo di rappresentare la Trinità è stato poi bandito per non creare confusione. Ora è noto che la Trinità viene rappresentata con 3 figure distinte. Purtroppo i furti sacrileghi hanno privato la chiesa di San Lorenzo di molte preziosità. Oggi dobbiamo accontentarci di ammirare quello che ci resta.